Ciao a tutti, oggi prepareremo i flan di latte. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti più 6 ore per il raffreddamento. Gli ingredienti sono latte intero a temperatura ambiente, uova, zucchero semolato, scorza di limone, caramello liquido e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e la scorza del limone e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo un po' sul fondo del boccale. Adesso versiamo le uova. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo montare per 3 minuti a velocità 4. Aggiungiamo il latte e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Composto è pronto, adesso prendiamo il varoma, posizioniamo dei pirottini, il quale abbiamo già messo del caramello e vi consigliamo di metterne un certo quantitativo e prima di versarvi il contenuto di far girare il caramello lungo i bordi del pirottino, nella parte più bassa. Dopodiché trasferiamo il composto all'interno dei pirottini. Dopo aver trasferito il composto all'interno dei pirottini, li abbiamo rivestiti con pellicola trasparente. Adesso, senza lavare il boccale, versiamo l'acqua all'interno. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Posizioniamo il varoma, chiudiamo con il coperchio del varoma e facciamo cuocere per 40 minuti temperatura varoma velocità 1. I flan di latte sono cotti, lasciamoli raffreddare a temperatura ambiente, dopodiché li riporremo in frigo per 6 ore. Trascorse 6 ore, usciamo dal frigo i flan, rimuoviamo la pellicola trasparente e andiamo a impiattare. Flan di latte. Grazie e alla prossima ricetta!